qui. Andrò a mangiare una banana qua fuori, okay, sotto la pioggia. Cosa? Cazzuia! Scusate un secondo, vi porto subito in game. Ok. Perché sta roba è legale. Questo pick io non me lo sarei mai aspettato in 5000 anni luce. Onestamente neanche. Anche se gli anni luce sono una quantità di distanza. Sì, no, questo non importa, è soltanto un dettaglio. In tutto ciò, comunque, comunque vedremo con questo Kazuya. Onestamente vorrei vedere un Kazuya che sa giocare. Sì. Non mi è mai successo. Vabbè, oddio, For fun si gioca, ok. Però a un torneo non capita. Sì. Capita. Comunque in bracket lo usa Rigot a livello altissimo, diciamo. Ma italiano. No, certo. Specie America. Vabbè, io parlavo proprio della scena qua. Italiana non penso ci stanno Kazuya. Correggetemi se sbaglio, ovviamente, non ne sono sicuro. Oddio, però Kazuya è uno di quei personaggi letteralmente è Shoto. Però un'interazione potrebbe essere Non è morto ancora, è anche molto pesante, però non ci pensavo effettivamente. Mi stupiranno un po' per vedere cosa succede questo match. Sì, perché è un personaggio nuovo, diciamo, non è molto conosciuto anche da parte nostra. Però beh, che Rotrebor se ne sbatte del personaggio nuovo, cioè lui è proprio. Diciamo, preferisce la vecchia Palutena. Sì. Lui preferisce le botte, quelle ai vecchi tempi, cioè originali, non DLC, insomma. Le botte. In realtà ho detto una minchiata perché usa pure Fire Mitra, però vabbè. Fire Mitra, mamma mia, speriamo. Questa potrebbe essere. Mamma mia, ma che quanto è? Male fa! Era 60, no? Era. Sì, mi sa di sì. Forse 70. Perché ho capito, ma comunque è stra early. Perché ha ancora rage? Parlavi di Kazuya. Sì, perché perché Kazuya gli si carica come Terry. Quando arriva a una certa percentuale, a 100%, dopo il 100. Arriva la sua rage. Che però oddio, mala infinite. Né niente. Comunque vediamo. Otrebor in vantaggio di stock. Sì. Oddio, qua l'ha proprio missato per pochissimo. E up B con cui riesci a districarti un po' da quelle combo passive. Sì, se non la vuoi vicina a Palutena, se inizia a spammare nerf. Sì, assolutamente sì, perché soprattutto con un personaggio con un big body, anche Kazuya non è un big body del. Beh, non è Dedede, però comunque è facile, comunque, è combo food lo stesso. Sì, è comunque combo food assolutamente. Ah no, Diragon, no, quando fa down. Ah sì, è vero! Quando ha fatto down B. La spreca però la rage, cioè. Sì, però ha fatto down B e non l'ha sprecata. Forse ha ottenuto la rage in quell'esatto momento. C'è sta possibilità. Cioè, non ne sono sicuro, comunque. Sì, purtroppo ci sono interazioni su cui ci faremo più domande noi che voi, perché onestamente Kazuya veramente per me è nuovo. Sì. Qua Otrebor ci ha proprio detto, ragazzi, bello, è bello, però io voglio arrivare in cima, cioè basta con. Sì, basta sfruntato, insomma. Detto proprio in gergo. Voglio vedere qua Andaya. Ma Andaya sarà una città qualcosa il nome? Significa. Non ne sono sicuro. Perché la lore dei nomi, onestamente, è una delle cose che mi piace di più. Tipo Gentleman, perché? Allora. È un po' cringe, però ero circa 8 anni, avevo ascoltato la canzone di PSI, tipo, cioè, ok, quella lì. E praticamente ho detto, va bene, facciamo Gentleman il mio nome di Minecraft, però no, era già preso. Ah, e quindi era. E quindi ho messo 2 G e 2 N. È così che vengono fuori i nick, okay, quelli famosi. Invece, se vuoi sapere la lore del mio, della mia tag, Catlover. Catlover? Sì, la vuoi sapere? Io credo di sì, cioè a questo punto, ragazzi, 8 anni quando è uscita Gentleman. Vabbè, sì, non mi ricordo la data esatta perché, vabbè. Eros, tu dici, Angelo non è. Cioè, c'è, però non ha partecipato al torneo. È arrivato tardi, ha chiesto money match, l'abbiamo cacciato perché è illegale. E questo è stato il suo torneo. Comunque, forse è il caso di iniziare a parlare di questa partita. Magari perché dopo spiegherò loro della mia banca. Comunque, vediamo Andaya che ha switchato innanzitutto Aguario. Che è un cambio positivo, onestamente, sì. Anzi, perché più che altro non per Andaya, ma perché è proprio nuovo il personaggio. Quindi ancora non si sa il meta, non si sa il neutral, come si gioca.
Sì, esatto, cioè non è molto fumoso. Esatto. Mamma mia, però. Però si sa che Palutena è top tier per una ragione. Sì, mamma mia. E anche Wario. Anche Wario lo è in realtà. Però Palutena si ammazza così per divertimento. Fallisce la recovery, però va bene comunque, perché Kong ha pigliato un nair e se pigli un nair con Palutena non arriva mai da solo. No, assolutamente no. E infatti qua, beh, è vero che anche Wario può dire la stessa cosa, Sì, effettivamente Wario e Palutena sono personaggi molto simili. Sì, però non dico che li odi allo stesso modo, ma no, quasi, no. Cioè li odi per motivi diversi. Io onestamente non odio nessuno dei due. Perché forse sei una persona troppo buona, cioè. Oh, perché? No, anzi, lo stai dicendo a uno che odia metà del cast. Qua Andaia proprio ci ha fatto sognare, ha detto ragazzi, sì, sono io. Lo showman. Che e cosa ho appena visto? Inizia con del danno, purtroppo. Ti giuro, non avevo mai visto un Fuzzolo in torneo. Ci ha riprovato. Eh sì. Ma giustamente, ha scoperto che era tipo, oh, ma io so forte, non riesco a fare questa cosa, ragazzi. Aia. Questa forward. Wario può essere pesante quanto vuole, però a 150% muori. Sì. Però ricordiamo una cosa. C'è il wop. Esatto. Ci abbiamo 30. Oddio, è femminile o maschile? Oddio, dipende perché giustamente The Waft non penso che c'è un incesto, cioè. Vabbè, giustamente noi italiani... per noi è tipo la scorreggia di conseguenza. La scorreggia, cioè. Vabbè, ok. Al femminile però in poi mi imparerò a pronunciarlo così. Comunque ho tre borre a kill percent, qui deve stare molto attento. Eh sì, è vero. Deve vincere ancora. Oddio! Mamma mia, quanto ha rischiato tantissimo. Aia, però qua inizia la parte dei down tilt, la parte che sì. Adoriamo tutti di nuovo. Di Moto riesce a salire. Oddio, ha provato a fare il ledge trump. L'idea era ottima, però Andaia non c'è cascato. Ci manca praticamente. Ma non è affatto uno sprovveduto, okay. Se la giocano molto bene, molto alla pari. Odrebor è un giocatore di tutto rispetto. Sì, assolutamente. Oh, miss per un pelo. E adesso il vantaggio è tutto di Odrebor. Questo è vero. Adesso... Soprattutto psicologicamente adesso secondo me sì. Andaia è tipo no, e adesso. Adesso come me la cavo? Però 60 shy, un po' troppe volte. Side B ci lascia così. 2-0 per Odrebor. Comunque Odrebor va come un treno. Invece secondo me anche nel match contro Gandix ho notato si deve un attimo calmare e adattare. Secondo me è uno che deve ingranare. È uno che sa molto quali sono le mosse giuste. Sì. Sa la mossa giusta al momento giusto. Però purtroppo un attimo che sto è Diddy Kong. Cioè è stato preso un Diddy Kong. Va bene, Vale, non dirò niente, continuerò a dire le mie frasi, tanto ormai questa partita è così. Dicevo, ha il problema che essendo molto forte non è abituato ad adattarsi, cioè cerca sempre le stesse cose e poi tira fuori Diddy Kong. Perché ha deciso. Ma penso che sia Odrebor di Diddy Kong. Sì, infatti parlavo di Odrebor. Cioè molto forte, però appunto c'ha forse l'ho capito anche lui che è un come si chiama? Un giocatore che deve ingranare un attimo, quindi cerca di prenderlo alla sprovvista cambiando il pick. E non è una bruttissima idea, anzi, quando sei 2-0, questo è un vantaggio gigante. E puoi permetterti tipo di menomare mentalmente l'avversario usando Diddy Kong. Ma in realtà lo usa Odrebor Diddy Kong. Vabbè, lo usa anche non il lo metto in dubbio perché in realtà per ora. Sì, infatti, cioè. Sta dicendo. Ma proprio perché così dice. Mamma mia! È la UA. La UA. Vecchia di Smash 4. Anche se non ho giocato. Non hai giocato Smash 4? No, ho iniziato. Cosa ti sei perso? Non per niente, vabbè, sicuro niente. Meno male. Comunque stavo dicendo. Sta impazzendo. Sì. Ragazzo campano. Qua molto bravo Andaia, riesce comunque a fare danno. Non ha fatto paura del fatto di essere in svantaggio. Sì, ma perché te l'ho detto, Wario è un. Come ti ho già detto anche prima nel match contro Gandix. È uno che. Oh, backhair! È sì. Un ottimo backhair. Comunque Wario è un personaggio che se in vantaggio può pushare il vantaggio all'infinito. E se in svantaggio in realtà. E può ancora vincere perché tiene il walk, tiene la comeback meccanica. E poi tilta tantissimo, se posso essere onesto, sì. Cioè
nel acqua, la strega. Forse però ha ragion veduta, c'è possibilità che riesca a ricaricarlo. Sì, se riesce a prendere la stock sarebbe ottimo. Mamma mia. Però la vedo abbastanza dura. Beh, ora come ora sicuramente non è in vantaggio, però se la sta giocando sì, meglio. Assolutamente Ceffoni sì. Ceffoni in faccia alle scimmie. Forse, te l'ho detto, forse sta ingranando come funziona il Bidicon di Otre. Oh, e di nuovo. Parte dalla parte opposta. L'ha imparato. Aia però. È vero che Diddy Kong non è molto buona ad uccidere con gli smash attack, però però qua cioè siete lì fiscia. Sì, eventualmente. Oh, che King! Z ha droppato la banana. Cosa? La tua arma. Questa era la tua arma, l'ho usata contro di te. Gli sta dicendo questo Diddy Kong adesso però in casa. Dovevi distruggerli, non unirti a loro. No, anzi. Wario qua sta facendo un favore a tutti, anche se probabilmente l'ente protezione ambientale interverrà nel caso di Diddy venga sconfitto. Sì, soprattutto cacato addosso letteralmente. Mamma mia qua. Però comunque vediamo se Andaia riesce a resistere ancora un poco. Si ricarica il doppio. È letteralmente una sfida a tempo. Anche se. Però non riesce a ricaricare il doppio. Mamma mia, Otre era un regrab? No, Zed ha droppato la banana. Mamma mia, Otrebor qua, cioè ci ha fatti segnare effettivamente. Sì, ha fatto un'ottima, veramente un'ottima giocata.